Parliamo di un altro interessante accessorio del piocolato. Un accessorio, diciamo, che molto spesso viene acquistato per la sua forma, per la sua dimensione, ma non per ottenere un risultato oggettivo. Io ho provato parecchi tipi di questo accessorio, di cui adesso parleremo, che è le alette. Le alette molto spesso non vengono considerate adeguatamente, no? Piacciono, non piacciono, mi piace la forma, ma in effetti poi non ci interessiamo molto del perché sono fatte in una certa maniera, come si comportano con il nostro tiro e qual è alla fine la migliore che permette un volo più preciso della nostra freccia, che poi è quello che vogliamo ottenere, no? Ottenere miglior precisione nel volo della freccia. Intanto queste sono quelle che uso io, sono le Livanes prodotte da Maurizio Belli, di cui mi sono sempre veramente trovato bene. Per l'arco nudo consiglio alette più grandi. Con un profilo più alto, non occorre che siano lunghe, ma l'ideale è che abbiano un profilo più alto. Non solo un profilo più alto, ma devono essere morbidi, non devono essere troppo rigidi. Abbiamo sempre il problema delle interferenze, abbiamo sempre il problema che il rilascio dell'arco nudo non è così preciso come quello olimpico, figuriamoci poi col compound, e quindi abbiamo questi problemi di interferenze che non sono sempre identiche, no? Perché se l'interferenza fosse sempre uguale non ci sarebbero problemi dal punto di vista balistico. Abbiamo sempre lo stesso errore e di conseguenza la freccia si comporterà sempre nella stessa maniera, seppur con l'errore. Il problema è che nell'arco nudo gli errori sono sempre un po' uno diverso dall'altro. Cosa ci permette di fare se la letta è più morbida? Vedete, io intanto la metto in questa posizione, più vicino possibile alla coppa. Siccome noi non prendiamo infradito, non abbiamo problemi di toccare, noi prendiamo al di sotto e quindi non abbiamo nessun problema. Quindi mettiamo pure tranquillamente le alette vicine, io tengo quel mezzo pollice dall'incavo della cocca che mi permette di avere una buona disposizione. Ma ripeto, perché è meglio averle? Intanto se passano il paglione o vanno nell'erba non si rovinano, e queste veramente per rompersi, credetemi, deve succedere l'apocalisse, ma soprattutto perché quando partono hanno un assetto variabile, cioè partono, si chiudono e poi si riaprono, quindi sì, il profilo alare si riduce al momento del rilascio per poi rilasciarsi subito dopo che la freccia è partita, e questo ci permette veramente di avere molte meno interferenze. Quindi è un ottimo sistema. Io uso le S3, che sono quelle più grandi, veramente mi trovo veramente bene sia alle corte che alle lunghe distanze. Ho provato un po' tutti i profili e ho provato ovviamente spinguine, plastiche, non plastiche, ma queste S3 veramente quelle che mi sono trovato assolutamente bene. Per l'arco nudo consiglio vivamente Livanes S3, morbide, mai rigide può provocare clearance, quindi assolutamente non rigide. A mio modestissimo parere S3 di questo tipo morbide. Ma intanto vediamo un po' come si mettono, no? Io proviamo a impennare la mia freccia spennata. Intanto le alette sono queste,
sono fatte in questa maniera, in questa confezione, vede, sembrano incredibili, cioè sono dei ricciolini proprio di plastica stupida, invece c'è una tecnologia dietro, sono praticamente indistruttibili, pur essendo una cosa abbastanza semplice, ma in effetti no. Come faccio io a... Allora, intanto nella confezione c'è il suo nastrino, che è un nastro biadesivo. Come si incollano? Anziché incollarle con l'impennatore, con la colla, metto la letta, aspetto che si asciughi, e chi più ne ha più ne metta, e può essere anche una cosa interessante per chi gli piace cesellare le sue frecce, ma alla maggior parte degli arcieri le frecce servono per fare centro, poi siano belle, brutte, basta che siano messe con precisione, ogni aletta a 120 gradi, in modo semplice e soprattutto preciso. Allora, intanto non mettiamo le alette inclinate, le alette si mettono dritte, metterle inclinate è un peggiorativo, quindi vi consiglio vivamente di non mettere le alette inclinate. Io le metto semplicemente, metto il mio nastrino, senza nessun tipo di impennatore, non ce n'è bisogno, metto il mio nastrino in questa posizione, ne faccio correre qualche centimetro, taglio il nastrino, il primo pezzo, e poi vado a metterne un secondo nastrino a circa 2 mm dal primo nastrino, cioè ho messo il primo nastrino, metto il secondo nastrino a circa 2 mm, seguo la linea del primo. Ovviamente le prime volte magari non sarà semplicissimo, ma sicuramente dalla terza quarta freccia avrete una manualità che vi permette di farle nel migliore dei modi. E poi vado a mettere il terzo nastrino esattamente a metà degli altri due, in questa posizione. Tac. A posto. Taglio quello che c'è da tagliare e ho finito la prima freccia. Vedete che ho messo il nastrino praticamente a tre pezzi di nastrino dove andrò a posizionare le mie alette. Preparo tre alette, ecco le mie tre alette, tolgo la protezione del biadesivo e vado a posizionare la parte finale. Queste sono a scudo, sono S3, vedete, sono a scudo, quindi la parte inferiore è dove c'è la sezione a scudo, e vado a posizionare la prima in questa posizione, faccio scorrere e mi attivo e ho messo la prima aletta. Semplicemente vado a togliere la seconda protezione, prendo la seconda aletta, la vado a posizionare esattamente alla stessa altezza, con molta semplicità, vedete che è un'operazione molto semplice, col pollice lo comprimo leggermente per farlo aderire, d'altronde ho usato un nastrino biadesivo, tolgo l'ultimo, vado a posizionare la mia ultima aletta sempre alla stessa altezza delle tre, la faccio scorrere, premo ed ecco che ho perfettamente posizionato le mie alette esattamente a 120 gradi. Ho usato qualche strumento, non ce n'è bisogno. Avete risparmiato sull'impennatore, comprate delle buone alette. Ora non ci resta che, vedete, l'ho messa, questa è l'altezza giusta, noi tanto prendiamo qua. D'altronde pensiamo anche ai missili, no? Dove sono le alette dei missili? Sono a una certa altezza. Poi non devono creare portanza, quindi non,
non ce n'è bisogno, devono solo stabilizzare la vecchia. Ora non dobbiamo far altro che mettere un nastrino per chiudere affinché non si distacchino dai lati, no? Non ce ne sarebbe bisogno, secondo me. Però un nastrino fa sempre comodo a metterlo per fermare la freccia. Dei comodi nastrini rossi, cominciamo dalla parte bassa, gli diamo due giri, tac, e abbiamo messo il primo nastrino. Mettiamo il secondo nastrino nella parte alta, due giri, tac, ecco fatto. Togliamo l'eccedenza di nastro biadesivo, di sopra non c'è bisogno perché siamo partiti esattamente, ed ecco, comprimiamo leggermente col pollice ed ecco che abbiamo inserito le nostre alette e la nostra freccia ora è perfetta per essere tirata esattamente a 120 gradi. In modo semplice abbiamo ottenuto, e secondo me è molto più semplice così che non impennatore, incollare, colla, non colla, è molto semplice. Poi sono anche semplici da togliere, da rimettere, molto veloci, e a mio modestissimo parere, se sono non rigide è meglio, non si rovinano, sono veramente ottime. E li va, eccole qua. Grazie a tutti.